ci vuole molta forza all'inizio per mettere la terra in centro, molta acqua. Una volta che la terra è in centro posso bucare e vado a creare il vuoto all'interno della forma che voglio fare. Tutto parte dalla terra, versatile, pura, semplice. In un laboratorio fiorentino ci raccontano come nascono le ciotole, i vasi, le tazzine, i portaoggetti e le sculture. Esistono le terre che si cuociono a bassa temperatura oppure quelle a alta temperatura. Per lavorare la ceramica l'approccio è quello dell'obiettivo di qualcosa da creare. La terra si può lavorare o a colombino, che è la vecchia maniera, quindi al tavolo, oppure per esempio con delle forme oppure al tornio. Poi dopo si rifinisce quando è a durezza cuoio. Quando è completamente secco si mette in forno e c'è la prima cottura. Esce il biscotto su cui poi si va a lavorare con la decorazione, che può essere a smalto, a ingobbio oppure con le cristalline. Chiunque può creare qualcosa, basta avere la curiosità di imparare e toccare la terra in un altro modo. La ceramica è un modo di esprimersi, per cui per me fondamentalmente è il mio modo di esprimermi al di là di tutti i limiti, per cui io faccio un sacco di esperimenti con terre diverse, unendo anche i metalli con la terra.